L'argomento di questa lezione è la nascita della Repubblica Italiana, la vera e propria nascita, cioè la decisione che i cittadini italiani hanno fatto proprio in favore di questa particolare forma istituzionale. È il famoso referendum istituzionale del 2 giugno 1946, in cui appunto per la prima volta a suffragio universale, sia uomini che donne hanno potuto decidere di un elemento fondamentale della vita del loro paese, quindi della vita di tutti. La data appunto stabilita dalle forze politiche era quella del 2 giugno del 1946, dopo quindi più di un anno in qualche modo dalla fine delle ostilità all'interno del nostro paese. È stato appunto, come già abbiamo visto in precedenza, un periodo molto difficile, molto articolato, molto complesso, anche tra un delicato equilibrio istituzionale. Da un lato, appunto, c'era questo governo che era comunque ancora espressione delle forze del Comitato di Liberazione Nazionale, beh, dall'altro c'era ancora la monarchia, la tradizionale monarchia dei Savoia, quella che ha costruito l'Italia unita. Da accordi precedenti, il re Vittorio Emanuele III, coinvolto appieno appunto nella tragedia non soltanto della guerra, ma anche del ventennio fascista, si era fatto da parte nel corso del conflitto. Una volta che Roma era stata liberata dagli alleati, appunto, aveva lasciato il suo posto al figlio Umberto, che non aveva però, questo era l'accordo, preso appunto l'incarico ufficiale di re. Al momento reggeva come luogotenente del regno quello che era appunto l'incarico del padre in attesa. Era quindi una situazione ancora provvisoria, non una vera e propria investitura. L'abdicazione avviene invece il 9 maggio del 1946, praticamente un mese prima, sotto proprio queste elezioni così delicate, visto la situazione che si veniva a creare. I Savoia, mi va a dire che erano molto in difficoltà, visto quello che era stato il loro diretto coinvolgimento col regime. La loro preoccupazione già da tempo era quella di salvare la monarchia, vedere di preservare la continuità dinastica all'interno del nostro paese. Il fatto che Vittorio Emanuele III fosse messo da parte era un elemento adesso per forzare la mano. Ecco che il figlio Umberto viene addirittura ufficialmente nominato suo legittimo erede, e quindi assumeva il ruolo di capo dello Stato in attesa degli avvenimenti del 2 giugno. Adesso noi facciamo un po' fatica a capire quella che era la situazione dell'epoca, ma era davvero una situazione molto difficile. Da un lato si stavano già creando, lo ricordavamo in precedenza, quelle che erano i due diversi schieramenti, cioè quindi la paura est-ovest, libertà democratiche, dall'altro invece desiderio di giustizia socialista. Non dimentichiamo che le forze preponderanti della resistenza erano forze socialiste, comuniste, che in qualche modo la paura era uno, certamente la soluzione repubblicana, ovviamente non monarchica, ma addirittura anche una soluzione, quella sperata, ben più avanzata, cioè di trasformazione socialista. Era possibile pacificamente questo in una situazione del genere, con la presenza ancora di forze, di truppe alleate all'interno del nostro paese, degli schieramenti in costruzione, una cortina di ferro tra est e ovest che si stava andando a formare? Certamente no. Comunque, paura, i pericoli, le armi che ancora erano in giro all'interno del nostro paese. Insomma, non era una semplice elezione come quelle che si fanno oggi, era davvero una situazione molto delicata. Ogni passo poteva essere davvero pericoloso in un senso o nell'altro. Molti dei protagonisti che poi ci hanno raccontato quelli che sono stati i delicati anni, davvero ci hanno detto quelle che erano davvero le difficoltà, le preoccupazioni del momento. In realtà bisogna dire che non successe assolutamente nulla, sia da una parte che dall'altra. La responsabilità degli uomini politici, sia moderati, sia di sinistra, le stesse responsabilità delle forze dell'ordine. Ad esempio, c'era anche la preoccupazione che coloro che dovevano mantenere l'ordine pubblico, forze di polizia, gli stessi carabinieri,
rimanessero in ogni caso fedeli alla monarchia, e se questa in qualche modo fosse riuscita a vedersi confermata, chissà cosa avrebbe potuto succedere. Non è successo assolutamente nulla. Questo appunto va a merito degli italiani di allora, di chi aveva responsabilità, sia appunto durante il referendum del 2 giugno, occorre dire, ecco, ricordiamolo anche, ma anche durante l'Assemblea Costituente, il mondo si stava separando, il mondo si stava dividendo, le fratture interne tra gli uomini politici erano sempre più forti, eppure l'accordo istituzionale venne mantenuto, la Costituzione di fatto venne votata da tutti. Questo va a merito dei padri costituenti, degli uomini politici di allora e di tutti gli italiani da allora che sperimentavano per la prima volta la libertà e la democrazia. Il 2 giugno del 1946, appunto, referendum per la scelta tra monarchia e repubblica, elezione dei deputati dell'Assemblea Costituente. I risultati sono abbastanza noti, abbastanza conosciuti, più che abbastanza. Qua abbiamo anche una carta tematica che testimonia appunto anche la particolarità della votazione dell'epoca. La Repubblica vince, vince comunque abbastanza nettamente. Ci sono 2 milioni di voti, quindi la vittoria è chiara, certa, non un plebiscito, cioè non una votazione nettamente favorevole. Come mai questo? È proprio per la divisione, mi sono notata benissimo, storica, la solita divisione in due del nostro paese, una divisione storica, una divisione rafforzata da come sono andate le lotte risorgimentali, rafforzata ancora una volta dalle vicende della guerra di resistenza, della seconda guerra mondiale, che di fatto ha visto ancora una volta l'Italia divisa in due, il sud da una parte già liberato dagli alleati, il centro-nord che invece ha dovuto lottare per poter eliminare appunto la tirannide nazifascista. Il risultato è evidente. Tutto il sud vota ancora una volta a favore della monarchia, c'è proprio una linea a sud di Roma, è chiarissimo, a favore della monarchia, mentre tutto il nord, tranne rarissime situazioni, vediamo fondamentalmente la provincia grande di Cuneo, come viene chiamata, che è rimasta fedele fondamentalmente ai Savoie, e anche Padova, città aristocratica per eccellenza, che è rimasta fedele alla monarchia, ma sono delle eccezioni. Per il resto, appunto, vediamo appunto i colori freddi dominare nettamente in tutto il centro-nord Italia, che essendo più popolato, poi appunto ha dato la maggioranza con 2 milioni circa di differenza a favore appunto della Repubblica. I 2/3 dei suffragi invece dell'Italia meridionale andarono ancora alla monarchia. Non successe nulla, non successe nulla nonostante tutti i pericoli, lo ribadisco per l'ultima volta. Umberto I di Savoia, il re di Maggio, come viene molte volte chiamato, il 13 giugno del 1946 abbandona per sempre l'Italia e con la sua famiglia si reca in esilio in Portogallo. Ricordiamo appunto che all'epoca le disposizioni transitorie della Costituzione impedivano ai Savoia, perlomeno alla famiglia, quella poi reggente, la dinastia, quindi all'erede al trono e ai suoi congiunti più stretti, di risiedere in Italia. Quindi ecco, questi sono gli avvenimenti che si accompagnano appunto a quella che è la Costituzione della Repubblica Italiana. Lo stavamo dicendo anche in precedenza, in un mondo che ormai si sta dividendo sempre di più, i nostri padri costituenti, pur discutendo, lacerandosi su alcuni punti, avvenimenti, il rapporto tra Stato e Chiesa, ad esempio, fu un elemento particolarmente delicato visto in Italia. Alla fine si decide tutto sommato, nel senso quasi di non decidere, di rimandare a quel qualcosa che di fatto era già stato deciso, concordato tra Stato e Chiesa, che poi venne successivamente rinnovato. La Costituzione non dice nulla di particolare, ecco, rimanda, e questo causò qualche problema, notevoli problemi all'interno soprattutto di liberali e socialisti che vogliono difendere appunto una più corretta separazione tra Chiesa e Stato. All'inizio sembrava appunto di dare proprio un ruolo privilegiato alla Chiesa cattolica, tant'è vero che negli anni Ottanta il concordato poi è stato rivisto proprio per garantire anche quelli che erano i rispetti proprio il rispetto del dettato costituzionale, che non può chiaramente ammettere un privilegio di una religione rispetto ad un'altra, anche se questa religione poi è quella che viene ovviamente praticata da gran parte tuttora degli italiani. Comunque, ecco, l'Assemblea Costituente poi si riunisce per dare un assetto repubblicano, così a uno dei gruppi cittadini italiani, dal 25 giugno del 46 al 31 gennaio del 1948.
Gli eletti sono 556, solo 21 donne, solo 21 donne. Questo è il primo elemento che andrebbe anche ricordato. Pensate allora quindi, ecco, com'era la situazione dell'epoca. Ci si lamenta giustamente anche oggi, all'epoca era così. Queste assemblee, queste votazioni vedono la vittoria evidente dei tre grandi partiti di massa. Si potrebbe dire, vedono anche la sconfitta di un partito molto importante per la costruzione della nostra Repubblica, il Partito d'Azione. Democratico di sinistra, di intellettuali, molto vari, sono persone che poi hanno collaborato individualmente alla costruzione del nostro paese, ma chiaramente rappresentavano un'elite intellettuale che poi non aveva una sua rappresentanza effettiva di massa all'interno della popolazione italiana. Vediamo appunto come partito di massa moderato, la Democrazia Cristiana, conquista 207 seggi, che di fatto più o meno corrispondono alla somma dei due partiti di massa delle sinistre, il socialista e il comunista, 115 e 104 seggi rispettivamente. Saranno proprio loro fondamentalmente quindi a costituire il nervo di questa assemblea costituente, assieme poi a tutti gli altri, appunto, diciamo così, di centro e della destra liberal democratica che parteciparono a tutto questo. L'approvazione definitiva della Costituzione è data 22 dicembre del 47, con 458 voti a favore. Questa grande maggioranza, ricordavamo proprio l'opposizione, riguardava proprio questo elemento molto delicato a cui si faceva anche riferimento in precedenza. Entrò poi in vigore il 1 gennaio del 1948. Una Costituzione lunga, 139 articoli, più 18 norme transitorie, a cui si stava facendo riferimento in precedenza. Gli ex re di Casa Savoia e i loro discendenti maschi non potevano, non possono e non poterono per molti anni, fino al 2002, poi venne abolita una situazione completamente diversa, rientrare all'interno del nostro paese. Questa cosa poi appunto è stata cancellata. Non è stata cancellata invece un altro elemento molto importante della nostra Costituzione, il divieto della ricostituzione del partito fascista. La nostra Costituzione chiaramente stabilisce il diritto di parola, il diritto di pensiero, ma vieta chiaramente la ricostituzione di un partito che nega radicalmente quelle che sono le libertà fondamentali stabilite dalla Costituzione stessa e che di tanti orrori si era macchiato in precedenza. 139 articoli, di cui particolarmente importanti sono di fatto il preambolo alla Costituzione, i principi fondamentali che sanciscono quella della grande tradizione fondamentalmente liberal democratica europea. A cui l'Italia chiaramente fa parte. A dire il vero, ecco, citavamo prima Democrazia Cristiana, socialisti, comunisti, adesso cito grande tradizione liberal-democratica, ecco, se andiamo a vedere quello che è stato il compromesso, come dicevo prima, che è stato raggiunto dai nostri padri costituenti in una situazione molto difficile, molto delicata, se noi andiamo a leggere la nostra Costituzione, vediamo come di fatto i principi, la logica che ha istituito il tutto, il testo finale, insomma, rimanda alle tre grandi famiglie, tre grandi culture politiche che venivano rappresentate all'interno dei partiti antifascisti, che quindi sono alla base, diciamo così, del nostro sentimento repubblicano, della nostra costruzione repubblicana. Tre grandi tradizioni che sono ben presenti, ben radicate in Italia e più in generale nell'intera Europa. Da un lato abbiamo appunto la tradizione liberal-democratica, quella che proprio partiva dalla richiesta già settecentesca delle Costituzioni, la tradizione cattolica e popolare, che ha tante radici, tanta storia appunto all'interno del nostro paese e che veniva rappresentata appunto da un moderno partito di massa come la Democrazia Cristiana. E poi la tradizione socialista, quella appunto che rappresentava le nuove masse, quelle operaie contadine che in qualche modo si affiancavano alla tradizione borghese, fondamentalmente tradizione liberal-democratica, così come anche cattolici e popolari erano, chiaramente rappresentavano le masse. Quindi tre diverse tradizioni, liberal-democratica, cattolica, popolare e socialista, che hanno collaborato, che hanno trovato un punto d'accordo, di unione, che noi vediamo all'interno della nostra Costituzione. Qua come esempio c'è il celeberrimo attacco
La nostra Costituzione, l'articolo 1, l'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro. Perché ho citato questo? Anche perché noi vediamo quella tradizione 1, il riferimento alla democrazia, il potere, il governo del popolo, fondamentale, richiesto appunto ormai da secoli, no, all'interno dell'Europa, dalle correnti, dalle dottrine politiche liberal-democratiche. Poi il lavoro, l'elemento fondamentale, il lavoro che certamente è la ricchezza delle nazioni, lo diceva anche Adam Smith, ma è qualcosa che rende l'uomo davvero libero, ma veramente libero, ed è un qualcosa fondamentale, il dovere quindi da parte della nostra Repubblica di difendere, di tutelare il lavoro come ricchezza della nazione, come in qualche modo anche diritto dell'uomo che trova attraverso il lavoro la sua realizzazione. Questo è chiaramente un principio richiesto soprattutto da quelle che erano le correnti socialiste, quindi che trova, vedete, con un accordo all'interno dell'articolo 1, proprio del primo comma dell'articolo 1 della nostra Costituzione. È chiaro che una volta fatto questo, poi bisognava andare verso le elezioni politiche. Le elezioni politiche che poi, visto ai tempi, bisognava anche creare una legge elettorale e tutto, verranno poi le prime elezioni politiche della Repubblica Italiana, si terranno il 18 aprile del 1948. Abbiamo detto appunto dell'accordo a livello istituzionale, nella votazione, fatto a larghissima maggioranza, la nostra Costituzione, questo accordo politico ormai fra le diverse forze non esisteva più, già l'avevamo accennato, ormai il mondo stava andando in direzione completamente diversa e quindi la discussione tra i grandi partiti di massa era impossibile che trovasse un punto di unione. Le forze moderate stavano andando da una parte, le forze socialiste e comuniste alleate da un'altra parte. Le scelte di politica economica del ministro Einaudi, già precedentemente ricordate, la difesa dei risparmi, ma anche l'aumento della disoccupazione e così via, era un elemento lacerante al momento, che causava indubbi e proteste sociali. E dall'altro, appunto, più volte ricordato, un nuovo quadro internazionale, ovvero la guerra fredda. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che il 31 maggio del 1947, notate, prima quindi della votazione definitiva della Costituzione, che in qualche modo conferma l'accordo tra le forze, De Gasperi viene confermato alla guida di un governo che però non vede più la presenza dei due partiti di sinistra, che andranno all'opposizione. È la fine della collaborazione di fatto tra le forze antifasciste. Siamo di fronte ormai ad una contrapposizione frontale che in un certo senso durerà per 40 anni, poi magari in nome dei partiti cambia un po', il Partito Socialista evolverà poi la sua posizione politica e finirà negli anni 60 ad essere alleato in maniera organica praticamente sempre con la Democrazia Cristiana, non altrettanto si potrà dire con il Partito Comunista, che rimarrà di fatto sempre all'opposizione. Comunque la contrapposizione frontale, soprattutto tra gli anni 40 e 50, è fortissima. Abbiamo da un lato il fronte moderato, quello guidato appunto da partiti di massa, Democrazia Cristiana, alleata con dei partiti minori di centro e della destra liberale. Cos'è la Democrazia Cristiana? Chiaramente un partito di ispirazione cattolica, un partito di ispirazione cattolica che però si apre, diciamo così, anche ad una visione laica. Non è il partito della Chiesa, non è il partito della Conferenza Episcopale Italiana, non bisogna fare questa confusione. Certamente è un partito che ispira la situazione politica e i valori morali di un cristianesimo, di un cristianesimo sociale, in maniera più che legittima, e si presenta come un partito interclassista che parla certamente al popolo, di uomini, di donne, di operai, di contadini che danno molte volte il voto appunto a questo partito, ma parla anche all'elite, borghesi, imprenditoriali e così via. È aperto quindi, diciamo così, a tutte le varie frange del nostro paese. Fondamentalmente, però, bisogna dire che rappresenta i ceti medi, la piccola e media borghesia urbana e rurale trovano appunto espressione nella difesa chiaramente anche della proprietà privata contro la paura del comunismo,
artigiani, piccoli proprietari terrieri, ma anche la grande imprenditoria, come no? In nome di quelli che saranno i valori su cui poi ci si sconterà in maniera terribile, soprattutto in quegli anni, lo vedremo meglio dopo. Quali sono i valori? Chiaramente i valori del cattolicesimo, del cristianesimo, secondo appunto la lezione cattolica del Papa di Roma, ma certamente poi i valori democratici, i valori liberali, del libero mercato, e in quel momento era molto forte e lo rimarrà per tantissimi anni, rimarrà sempre un elemento fondamentale per 40 anni e anche per un po' di più, a dire il vero, l'anticomunismo, la barriera della libertà contro il comunismo che poi veniva rappresentato dall'Unione Sovietica, che sempre più appunto diverrà evidente quello che è la sua realtà di stato totalitario. Non dimentichiamo poi nella difesa dei valori tradizionali cristiani cattolici, chiaramente la difesa della famiglia come centro, come cuore in qualche modo della società. Nella politica estera, De Gasperi, diciamo così, muoverà proprio i primi passi della sua azione politica, proprio andando anche direttamente a Washington per mostrarsi lui, e poi sarà riconosciuto come tale. All'inizio, appunto, c'è un attimo così, bisognava conoscersi. La Democrazia Cristiana, De Gasperi in prima persona, saranno i garanti dell'alleanza con gli Stati Uniti d'America, dell'adesione dell'Italia al sistema occidentale, sociale, economico, politico e militare, fondamentale all'epoca della guerra fredda, una guerra non combattuta, ma nella quale c'è una corsa agli armamenti folle, pazzesca, armamenti nucleari che affollavano gli arsenali delle grandi potenze. Con De Gasperi, in un certo senso, l'Italia dà la garanzia agli Stati Uniti della sua entrata nella NATO, l'alleanza appunto militare occidentale, sotto, come si diceva, l'ombrello nucleare degli Stati Uniti, e l'accettazione degli aiuti del piano Marshall, quali appunto richiedevano anche l'accettazione del sistema economico, politico, liberale e liberista, senza alcun dubbio. Questa è la scelta, è chiaro che è una scelta economica, una scelta certamente obbligata, ma una scelta chiaramente politica, no? Da entrambe le parti. Dall'altra parte, invece, nella guerra rotta c'è il fronte delle sinistre, che al momento chiaramente negavano assolutamente la loro ispirazione marxista. Karl Marx è il padre, l'ideologo appunto del socialismo. I valori su cui appunto insistevano erano la giustizia ed eguaglianza sociale, che reclamavano come in realtà non rispettata, non garantita, non difesa da quella che invece era il governo della nuova democrazia cristiana, che dimenticava gli ultimi, gli operai, i contadini, il lavoro, queste erano le proteste dell'epoca, l'importanza appunto del diritto del lavoro, è la rappresentanza dei ceti popolari, soprattutto la classe operaia del nord. A nord c'erano ovviamente una grande rappresentanza di leghe contadine in Emilia, in Romagna è molto forte, ma anche in Lombardia e così via, ovviamente, ma c'erano anche le città industriali, il ceto operaio, questo si vedeva rappresentato in buona parte da socialisti e comunisti. Certo, c'era anche la rappresentanza democristiana, le ACLI, ad esempio, no? Associazione Cristiana dei Lavoratori Italiani, il sindacato, la CISL, che è il sindacato di ispirazione cattolica, che in qualche modo si contrapponevano alla CGIL e a tutte quelle che erano appunto le organizzazioni invece socialiste e comuniste che rappresentavano e difendevano gli interessi della classe operaia del nord, soprattutto del proletariato contadino a sud, il problema della terra, braccianti senza lavoro, il latifondo che non era ancora stato diviso. Verrà poi fatto dai governi democristiani nel corso degli anni 50, molto probabilmente da un lato troppo tardi, dal lato forse non in maniera sufficientemente corretta, anche se questo viene fatto. Perché si dice questo? Beh, se noi vediamo negli anni 50, sono proprio gli anni della grande emigrazione dal sud al nord, vuol dire che comunque non fu sufficiente se si voleva vivere, se si voleva cambiare, trovare quel benessere, bisognava andare a lavorare nelle grandi fabbriche del Nord Italia dove stava realmente cambiando il mondo. Ecco, quindi i ceti più bassi trovavano grande rappresentanza nei socialisti e nei comunisti. È chiaro che allora, a livello di politica estera, la grande accusa che veniva fatta da sinistra era che i soldi del piano Marshall erano comunque quella clausola politica di un'accettazione piena del
predominio fondamentalmente degli americani che di fatto svolgevano la loro politica, quello che si definiva imperialista, a danno di quello che era appunto la libertà della nostra nuova Repubblica. Quindi fondamentale era il rifiuto dell'alleanza con gli Stati Uniti, il rifiuto dell'entrata nella NATO. Soltanto col tempo le cose cambiarono, prima i socialisti e poi i comunisti accettarono, ma il mondo era ormai cambiato alla fine degli anni 50 o addirittura tra gli anni 60 e 70. Per molto tempo questo fu un motivo di scontro molto duro, accettarono l'entrata nell'alleanza militare della NATO. In cambio si dice che bisogna essere equidistanti, liberi da ambedue i nuovi blocchi che si andavano a formare. Onestà vuole che era una scelta di fatto impossibile. Reclamare l'equidistanza voleva dire di fatto accettare una vicinanza all'Unione Sovietica, con cui magari si era anche, specialmente perché comunista, legati all'interno di quell'associazione, si chiamava Terza Internazionale Comunista, che teneva legati assieme fra loro tutti i partiti che si autodefinivano appunto comunisti. Soltanto col tempo, bisogna aspettare prima i socialisti, anche in questo caso, e poi i comunisti si sganciarono da questa alleanza. Quello avvenne dopo però anni, decenni forse di lotte intestine, riflessioni, di tragici avvenimenti anche nell'est Europa. Alla fine degli anni 50 la rivoluzione ungherese, alla fine degli anni 60 la, chiamiamola così, rivoluzione anche cecoslovacca, che rappresentarono un dramma di popoli dell'est che cercavano di liberarsi da quello che era evidentemente il giogo sovietico, ma era impossibile nella logica dell'epoca. Questo ovviamente causò delle riflessioni molto pesanti all'interno dei partiti di sinistra italiani ed europei, che poi fu anche alla base del progressivo allontanamento, distacco prima dei socialisti, poi dei comunisti, tempi molto più lunghi, da quello che era appunto l'alleanza organica con l'Unione Sovietica. Stiamo dicendo appunto delle elezioni del 48, di una lotta politica molto dura. Ecco, questi sono dei manifesti proprio di propaganda elettorale che rimandano alle prime elezioni politiche del 1948. Ecco, se vedete, qua si andava giù abbastanza pesante, ecco, consentitemi questa espressione. Era la prima volta che si andava a votare, la lotta era davvero duro, aspra, tra due mondi completamente diversi. Da un lato c'era la voglia di giustizia, di libertà sociale, il desiderio, il sogno, finalmente il popolo potesse veramente andare a comandare, dall'altro invece la paura del comunismo, la falce e il martello che appunto mostravano il loro vero volto. Ed è quello appunto che viene anche rappresentato, vedete un po'. Ad esempio, ecco, spieghiamo anche questo, il volto di Garibaldi, che vediamo tante volte riportato, il volto che viene scelto dai partiti di sinistra che costituiscono un fronte popolare, un fronte unito delle forze popolari, e come loro simbolo prendo il grande eroe rivoluzionario, combattente della libertà italiana, che è appunto Giuseppe Garibaldi. Notate appunto che i garibaldini vestiti anche di rosso, il colore appunto oltretutto dei rivoluzionari, delle forze di sinistra. Ma come vedete qua, così, ecco, dietro, lo vediamo nel primo manifesto in alto a sinistra, dietro questo apparente sogno, speranza, propaganda di libertà, c'è il volto severo di Stalin che si intravede dietro, si svela dietro una volta tolta la bandiera, la falce e il martello. E Stalin, così appunto come nel segreto della cabina elettorale, si andavano a dire queste cose che in realtà, vabbè, Dio ti vede, Stalin no. L'elemento, appunto, la Chiesa Cattolica partecipò direttamente alla battaglia elettorale, fidando proprio sul forte senso cristiano della popolazione. Sei senza cervello, butta falce e martello. Ecco, poi la paura, ecco, in qualche modo della proprietà privata, finalmente nel terreno dei piccoli proprietari, che finalmente contadini riuscivano ad avere la loro terra, la vedete, bella, pulita, ordinata, organizzata, e poi ecco il comunismo, no? Il frutto dei tuoi sudori che viene rapinato, vedete, di questi artigli in qualche modo, con la falce e il martello, che rubano quello che è il desiderio che da sempre hanno avuto i contadini, avere appunto una terra di loro proprietà da coltivare, mentre invece appunto la collettivizzazione
della produzione, delle terre, delle industrie, che appunto in nome dell'uguaglianza è una delle bandiere degli slogan, chiaramente della sinistra, quindi una difesa con lo scudo Libertas, lo vede qua così, ecco, proprio lo scudo democristiano, questo che è simbolo per 40 anni della democrazia cristiana, che noi vediamo appunto in tutte queste altre immagini, vedete qua così, ancora una volta in alto, qua così, i vari ceti, diciamo partito interclassista, gli operai, gli impiegati, i contadini, la madre con il proprio figlio, tutti difesi appunto dallo scudo della libertà, della democrazia cristiana. Dall'altra parte, ecco, vediamo invece con questa immagine che fa molto forte, da un lato il riferimento diretto o indiretto, addirittura se voti per me, Garibaldi dice voti per te, e poi pace, libertà, lavoro contro i provocatori di guerre vendute allo straniero, in questo caso Truman, presidente appunto degli Stati Uniti, che secondo le accuse appunto della sinistra, questa faccia così accattivante, questa bontà, queste regalie, in realtà svelava quello che era il predominio imperialistico degli Stati Uniti nei confronti dell'Italia. Occorre dire che in tutta Europa, in tutto il mondo, finché ci fu la guerra fredda, la sovranità di tutti gli stati, proprio di tutti gli stati, potrebbe essere definita limitata, anche degli stati occidentali, anche dell'Italia. Nell'Est Europa ovviamente era ancora peggio, era ancora molto più brutale, ma in realtà non vi era una piena totale ed assoluta libertà. Quel discorso sarebbe troppo articolato e complesso, ma una sorta di sovranità limitata dovuta a quello che era la realtà del gioco internazionale, in realtà era un qualcosa che esisteva e che comunque però è servita per garantire la pace per 40 anni. Pace, benessere, sviluppo. Posso garantire che nessuno all'epoca si sentiva non libero nell'Italia degli anni 60, 70, 80, si faceva assolutamente quello che si voleva e tutti erano liberissimi di parlare e di dire ciò che volevano e che pensavano, però dietro c'era chiaramente una realtà più grande, questo era vero per il mondo intero, non soltanto per la nostra Italia. Sta di fatto che queste elezioni finalmente si tengono. Il 18 aprile del 1948 fu una grande vittoria delle forze moderate, la speranza di pace, di libertà, il legame storico, se vogliamo, anche affettivo con gli Stati Uniti, no? In qualche modo la terra delle libertà, i soldi, il benessere che in qualche modo promettevano, lo spirito anche cristiano dell'Italia e così via, tutto portava in qualche modo alla vittoria delle forze moderate e quindi alla sconfitta delle forze di sinistra, che non avevano un vero e proprio progetto alternativo, perlomeno economico, da proporre in qualche modo. Non c'erano soldi dall'altra parte, non c'erano soldi dall'altra parte. L'Unione Sovietica non li aveva, li chiedeva anzi a quegli stati che poi finirono sotto il suo governo indiretto della logica della guerra fredda. Sta di fatto che appunto fu una battaglia elettorale molto viva, sentita. L'affluenza fu superiore al 92%, una cosa oggi assolutamente impossibile. La Democrazia Cristiana ottiene il 48% dei voti. Una volta contati i seggi, aveva addirittura la maggioranza assoluta. Non avvenne più un qualcosa del genere. Il fronte popolare subì una sconfitta nettissima, il 30% dei due partiti uniti, fu davvero una votazione deludente, un risultato molto deludente delle sinistre. Ma in fin dei conti, visto da lontano, era ovvio che finisse così. I motivi li stiamo già citando, fu il sentimento cristiano, il sostegno esplicito della Chiesa Cattolica, la propaganda fortemente anticomunista e gli aiuti economici americani. È chiaro che poi c'è dietro anche la scelta ideologica ideale in favore di un sistema liberal democratico occidentale piuttosto che di quello comunista, di cui non ci si fidava, in fin dei conti, di cui non ci si fidava, o comunque non era in sintonia con la gran parte del sentimento nazionale italiano. La vittoria quindi si concentra nella figura uomo che viene rappresentato anche in questa immagine, Alcide De Gasperi, che è colui che costruisce praticamente la nuova Italia, proprio in questi primissimi anni, rimase poi al governo fino al 1953, quando poi si dimise alla fine praticamente della prima legislatura repubblicana. L'alleanza di governo che si viene a formare va sotto il nome di centrismo ed è quell'alleanza intelligente di De Gasperi che
allarga alla Democrazia Cristiana, che teoricamente avrebbe potuto governare anche da sola, che cosa? La sua base di consenso, inserendo al suo interno anche molti uomini capaci, anche ai partiti minori di centro della destra democratica e liberale, liberali, repubblicani, socialdemocratici, quindi allargavano la base di consenso e allargavano anche le competenze proprio all'interno del governo. Cioè, uomini, ripeto, molto capaci che si misero a servizio della Repubblica con ottimi, ottimi risultati. Questo centrismo, in realtà, tra alti e bassi, dura fino al 1962. Occorre dire che nella seconda metà degli anni 50 le cose cambiano molto in fretta, la società italiana stava cambiando rapidamente, in una maniera assolutamente impensabile. Prima già questa politica di centro cominciava a mostrare delle difficoltà. Già all'interno della Democrazia Cristiana si sentiva il bisogno di nuove alleanze. Fu una lotta interna alle varie correnti, le varie anime di questo partito, che in realtà rappresentava già l'Italia intera, rappresentava quasi la metà della nostra, diciamo così, popolazione, ma in un certo senso la rappresentava tutta in tutte le sue diverse anime e sensibilità. Quindi anche all'interno della Democrazia Cristiana si cominciò nella seconda metà degli anni 50 a ripetere se fosse ancora il caso di continuare con governi esclusivamente di centro o di allargare ad alcune frange della sinistra. In realtà poi si guardava al Partito Socialista, che nella seconda metà degli anni 50 si distaccavano sempre di più dall'alleanza organica col Partito Comunista, con l'Unione Sovietica e così via. Tutto questo poi avvenne soltanto all'inizio degli anni 60. Quindi il centrismo dura fino al 1962. Per concludere, si era detto come i cattolici soltanto con De Gasperi cominciano a governare il nostro paese, ma poi lo governeranno per sempre, nella quello che oggi noi chiamiamo Prima Repubblica. La Democrazia Cristiana continuò ad esprimere all'interno appunto delle sue file il capo del governo, il presidente del Consiglio, fino al 1981. Tutti i capi del governo furono espressione di quello che fu sempre il partito di maggioranza relativa del nostro paese, quello che pigliava più voti alle elezioni, cioè la Democrazia Cristiana. Cambiano i nomi, ma il partito è sempre quello, fino al 1981. Rimase sempre di fatto il partito di maggioranza relativa anche dopo il 1981, soltanto che poi le varie alleanze di governo fecero sì che per scelte diverse non sempre i presidenti del Consiglio furono espressione della Democrazia Cristiana. Il primo fu un repubblicano, uno storico, si chiamava Giovanni Spadolini, una persona quasi super partes, prestata poi alla politica, divenne anche vicepresidente della Repubblica. Fu il primo uomo politico non democristiano che divenne, in un'alleanza di governo sempre guidata dalla Democrazia Cristiana, che divenne presidente del Consiglio. Poi toccò anche ai socialisti, Bettino Craxi, che appunto divenne anche il primo socialista presidente del Consiglio, in un'alleanza sempre organica, ovviamente con la Democrazia Cristiana, la quale rimase al governo quindi ininterrottamente fino al 1993, quando poi, in un mondo ormai completamente cambiato, era caduto il muro di Berlino, la guerra fredda non esisteva più, tutto stava cambiando, neanche il Partito Comunista in Italia ormai esisteva più, anche la Democrazia Cristiana si sciolse, divisa, lacerata all'interno appunto di quelle sue mille anime che da sempre l'avevano composta, quell'Italia che si riconosceva appunto all'interno di essa, questa Democrazia Cristiana che nel bene e nel male, comunque bisogna ammetterlo, ha guidato l'Italia verso la libertà, accompagnandola appunto a diventare una delle principali potenze economiche mondiali, con tutti i guai, i ritardi e così via, che però sarebbe ingiusto attribuirli soltanto alla Democrazia Cristiana, ma sono mali storici del nostro paese, che anche la Democrazia Cristiana ha rappresentato fondamentalmente, ma noi la vediamo rappresentati questi mali anche all'interno di ogni altra compagine politica, sociale, e vediamo purtroppo presenti anche al giorno d'oggi nelle difficili situazioni che magari ci troviamo a dover vivere. Comunque, questa è la storia della nascita del nostro paese.